Buonasera a tutti i lettori di Bergamo News, siamo qui in Piazza Dante per l'inaugurazione della nuova piazza. Dopo 5 anni di progetto e di altrettanti lavori, stasera verrà inaugurata questa nuova area praticamente riqualificata della nostra città, il cuore pulsante del centro piacentiniano. Dietro di noi, alle nostre spalle, c'è il sindaco Giorgio Gori, insieme all'assessore ai lavori pubblici Francesco Valesini, sono pronti a dare il via a questa inaugurazione. Una buona visione e grazie mille. Benvenuti alla cerimonia di inaugurazione di Piazza Dante, che dopo 2 anni di lavori torna alla città completamente riqualificata dopo quasi un secolo dalla sua realizzazione. Un luogo cardine del centro piacentiniano, uno spazio prestigioso su cui affacciano le sedi della Camera di Commercio e della Procura di Bergamo. Una piazza che è nel cuore dei cittadini, ai quali oggi viene restituita più bella di prima. Prima di lasciare spazio agli interventi, chiedo al quartetto di fiati del Conservatorio Donizetti di aprire la cerimonia con un contributo musicale. Grazie. Thank you.
applauso a Giovanni Baiardi, clarinetto piccolo, Sofia Azzoli, clarinetto, Mattia Persico, corno di bassetto, Marina Pirodoschi, clarinetto basso. Complimenti. E ora invito il nostro sindaco Giorgio Mori ad aprire la cerimonia. Prego. Buonasera, buonasera. Chiedo scusa per l'abbigliamento non proprio formale, è la prima volta che mi capita di fare un'inaugurazione con fascia e maniche di camicia, ma il clima è questo. Sono felice che siate così numerosi, credo sia la dimostrazione che questa inaugurazione è un fatto molto sentito dalla città. Vi ringrazio di essere voluti intervenire. Io avevo in mente di dirvi due o tre cose, ma prima di quelle, il professor Carullo, che alcuni di voi conoscono, che è un po' la mente storica della nostra amministrazione, mi ha messo sotto gli occhi un appunto sulla storia di questo luogo. Io non posso rinunciare a scorrere queste poche note che però danno un po' il senso del luogo in cui siamo, dell'importanza che ha nella storia della nostra città. Perché questo spazio che oggi inauguriamo nella sua nuova veste fu lo spazio della fiera di Bergamo. Il primo documento che riguarda la fiera risale al 899, quando l'imperatore Berengario I donò i diritti sulle manifestazioni commerciali cittadine al vescovo di Bergamo, che poi vennero ceduti al comune, quindi imperatore, vescovo e comune. Dalla fine del X secolo, in questa vasta area, che allora era vuota, dovete immaginare che non c'era niente qua, c'erano i due borghi, il borgo San Leonardo e il borgo Pignolo, e in mezzo c'erano prati. Si cominciò a organizzare una manifestazione commerciale in coincidenza con la festività di Sant'Alessandro, che era già allora il patrono della città. La fiera divenne sempre più importante, tanto che era riconosciuta tra le maggiori in Italia e del sud Europa. E gli statuti cittadini ci informano che la moneta che veniva battuta a Bergamo e usata per gli scambi commerciali in fiera aveva valore riconosciuto di scambio anche nelle maggiori città del nord Europa. Verso la metà del Settecento, sono passati dei secoli, si decise di abbattere la vecchia fiera, che era in legno, per costruire una nuova di pietra, ed è ciò che avvenne. Se pensiamo che verso la metà del Settecento arrivavano a Bergamo da tutta Europa anche 50.000 commercianti, e la città aveva 38.000 abitanti all'epoca, avete un'idea di quale fosse l'importanza della manifestazione. Al centro della fiera c'era, che era una costruzione notevole, di forma quadrata, con 740 botteghe e 12 ingressi, venne realizzata la Fontana del Tritone, attorno al 1734, su disegno di Giambattista Caniana, un architetto artista bergamasco. Un'opera molto apprezzata, che era in sintonia con le concezioni estetiche del Settecento, e diventò il simbolo della fiera. Col mutare delle condizioni economiche della città, la funzione della fiera però entrò in crisi e via via questo divenne una specie di buco nero nella città. Sapete che nelle città ci sono momenti in cui le zone fioriscono e nei momenti in cui implodono. Divenne un buco nero nell'area che stava diventando il nuovo centro della città. Tra il 1923 e il 1928, dopo l'abbattimento di ciò che era stata la grande fiera, si realizzò il nuovo centro cittadino. Era il secondo nella storia della città, perché c'era già il centro storico, che era Città Alta, il centro via Centiniano, che oggi riprende una nuova funzione, che vuole tornare ad essere il luogo d'incontro tra i cittadini. Sotto la piazza, ma questo molti di voi lo sanno, nel 1943 venne ricavato un rifugio antiaereo, che poi divenne un diurno con botteghe, albergo, negozi, bar, che in seguito anch'esso finì nell'oblio fino ad oggi. E questa è la storia. Quella più recente, la cronaca ci dice che sei anni fa, abbiamo cominciato ad affrontare il tema del centro via Centiniano, che viveva una fase non particolarmente brillante. Vi ricordate i tanti articoli sulla stampa locale che parlavano della desertificazione del centro? Molti di questi spazi commerciali erano deserti, meno gente, più insicurezza, come spesso accade, quindi tanti episodi anche spiacevoli. Allora abbiamo pensato di riprendere in mano questo tema
con tutta l'umiltà che era dovuta nell'affrontare l'opera di un grande architetto come Marcello Piacentini. Quindi abbiamo fatto un concorso nel 2017, abbiamo ridisegnato in modo fedele, credo, a Piacentini, ma con una nuova freschezza questo luogo, e il risultato è quello che a pezzi pian piano state scoprendo. Avete visto come è diventato il sentierone, perlomeno questa parte. Entro un paio di settimane scopriremo anche la porzione che sta davanti al comune, a Piazza Matteotti. Nel frattempo abbiamo ristrutturato il Teatro Donizetti, che fa parte di questo sistema. Stasera inauguriamo Piazza Dante. E nel frattempo, l'avete letto qualche giorno fa sui giornali, abbiamo trovato finalmente un accordo per riaprire al pubblico anche Palazzo della Libertà. Quindi ricostruiamo un sistema che è impostato su due cardini, la bellezza e la cultura. Io penso che questi due ingredienti possano servire a ridare centralità a questi luoghi, a renderli nuovamente attrattivi, frequentati dai bergamaschi, vivaci e sicuri. Ci è stato chiesto: ma perché investite tanti soldi sul centro? Io credo che il centro sia di tutti, non sia di chi ci abita, a parte il fatto che qua abitano poche persone, non ci sono molti residenti in quest'area, non è quindi dei residenti, non è neanche dei turisti, che pure sono sempre più numerosi anche in città basse, incontrate con le loro diverse lingue in giro per la città. Io credo che sia davvero invece di tutti i bergamaschi, vale per questo centro, vale per quello sul colle, sono i luoghi che cementano, consolidano l'identità nostra e della nostra comunità. E quindi valeva la pena, secondo me, investire su questi luoghi per cercare di renderli più belli. Non vi dico niente sul progetto, perché dopo di me parleranno delle persone molto più qualificate. Spendo solo due parole per ringraziare chi ha lavorato in questi anni al progetto, a partire da Francesco Valesini, che conoscete, l'assessore alla rigenerazione urbana, Giorgio Cavagnis, dirigente che lo ha accompagnato, i suoi collaboratori, i progettisti, Mariola Berretti, Gianluca Cellini, l'impresa, tutti i collaboratori del comune, delle imprese, i giardinieri, chi si è preso l'impegno a rendere vivo di nuovo anche il diurno, e ne sono molto felice, ma questo lo raccontiamo magari in modo più dettagliato tra qualche mese, quando sarà ultimato. E davvero grazie, è un regalo che avete fatto alla vostra città. Grazie. Buonasera a tutti. Si è scusato il sindaco per il suo stato, cosa dovrei dire io che sono notoriamente più stropicciato di lui sempre? Quindi scusate, ma la calura ha degli effetti. Io mi unisco ovviamente alle parole del sindaco, al ringraziamento, è stato già spiegato molto bene dove ci troviamo, l'importanza di questo luogo, un'importanza che è stata centrale anche nello sviluppo del progetto, perché Piazza Dante ha un ruolo strategico fondamentale fin dalle sue origini, fin da come l'ha concepito Piacentini nel sistema, appunto, del centro della città bassa, proprio come ruolo di cerniera, cardine tra il percorso che tutti noi conosciamo del sentierone, che va appunto in modo particolare dal Sagrato alla Chiesa di San Bartolomeo fino alle colonne di San Leonardo, e forse abbiamo una percezione, soprattutto in questi ultimi decenni, meno sentita, meno attenta appunto a questo asse trasversale, che invece è un asse importante, perché insiste innanzitutto il Teatro Donizetti, la piazza stessa, Piazza della Libertà e Palazzo della Libertà. Un lavoro che, come è stato spiegato, non ha riguardato soltanto la piazza, ma è partito col completamento del Teatro Donizetti, un intervento partito con altre amministrazioni, completato con la nostra, l'intervento in un certo senso coraggioso, poi spiegherò perché, su Piazza Dante, e poi ultimamente, proprio in questi giorni, la chiusura anche dell'accordo con l'Agenzia del Demanio per poter finalmente riattivare e riaprire Palazzo della Libertà, e con il palazzo anche dare un nuovo senso alla Piazza della Libertà, piazza che sarà tra l'altro centro forse di uno degli appuntamenti anche più importanti di Capitale della Cultura. È stata questa piazza ovviamente anche di tutto il lavoro fatto sul sistema centiniano anche il luogo più complesso, anche quello delle decisioni amministrative più coraggiose, per
perché sappiamo bene che qui insistevano anche un impianto arboreo sicuramente molto importante, che abbiamo cercato con l'aiuto dei nostri progettisti di salvare, proprio perché rappresentava comunque un'immagine che si era ormai fissata negli occhi di tutti noi, ma che purtroppo insistevano su un luogo altrettanto bello, forse meno conosciuto, che è appunto l'ex Diurno, e di questo ne ha già raccontato anche il sindaco, quindi non mi dilungo. E qui si è trovato, come spesse volte succede per degli amministratori, di fronte a delle scelte, scelte che sono state fatte ma che spero oggi possano essere capite, perché oggi ci troviamo di fronte a una piazza che possiamo definire una piazza giardino, quindi in cui la dimensione del verde che oggi è così tanto sentita dagli abitanti credo prenda una prevalenza importante, cosa che abbiamo cercato anche di rafforzare nella riqualificazione di tutto il centro piacentiniano. Ricordo un'area che porta da incrementare di 4.000 metri quadrati in pieno centro della città la sua superficie verde. È stato, l'ha già ricordato il sindaco, anche un percorso direi esemplare per come si è snodato. Si è partito da un percorso di partecipazione con l'Università di Bergamo, con Bergamo Park Space, con un concorso internazionale, con una mostra, non a caso tenuto proprio a Palazzo della Libertà, e poi con l'avvio del cantiere. Sul cantiere lasciatemi una piccola considerazione di ordine personale. Io da 30 anni che faccio l'architetto, quindi diciamo i cantieri li ho bazzicati, devo dire che però la percezione che ho avuto da parte di tutte le ditte, le maestranze, gli operai che aveva ruolo di coordinamento, nella cura, nell'attenzione, nella consapevolezza che si stava lavorando su un passaggio storico di questa città, perché da 100 anni che non si metteva mano in questa dimensione su questi spazi, era una percezione diffusa, ed è stato ovviamente per me anche un'esperienza personale e professionale straordinaria, e ringrazio ovviamente tutte queste persone proprio per la dedizione. Di solito ai ringraziamenti si dedica soltanto un accenno, in questo caso, visto proprio la complessità e la difficoltà dell'operazione, voglio soffermarmi un po' più personalmente, ringraziando, l'ho già ricordato il sindaco, l'architetto Giorgio Cavanis, che mi ha accompagnato fin dall'inizio, fin dal 2015, con grande professionalità e anche con pazienza nel gestire a volte l'incazzatura del suo assessore. Un ringraziamento ad Angelo Brena, che è stato ed è tutt'oggi un infaticabile, bravissimo coordinatore di ben tre cantieri, quindi di un'area di 40.000 metri quadrati, con tutte le necessità, il mercato, la fiera, insomma, non sto qui a raccontarvelo, ma è davvero la gestione compatibilmente al cantiere, è una cosa molto complessa. Rossella Lacanna, ad Annalisa Romeo, sempre degli uffici, all'ufficio edilizia privata, all'ufficio del verde. Mi permetto di fare questo elenco perché credo che sia utile capire qual è il livello di coinvolgimento delle persone quando si mette mano a pezzi di città. Alla Commissione Paesaggio, che si è espressa ovviamente dando un valido aiuto al risultato, ai componenti della giuria di concorso e quindi con essi agli ordini degli architetti, degli ingegneri, ad Ascom che hanno dato i nominativi, all'Università di Bergamo per il percorso di partecipazione, quindi a Federica Burini e alla professoressa Casti, ovviamente alla sovrintendenza che ci ha affiancato in questo lavoro, all'architetto Luca Rinaldi, a Cinzia Robbiati, all'Agenzia del Demanio con cui siamo partiti nel fare il bando che ha portato poi alla vendita del Diurno, sbloccando di fatto una situazione che altrimenti sarebbe rimasta congelata ancora per lungo tempo. Ovviamente un ringraziamento a tutto il gruppo dei progettisti, Mariola Peretti, Luigino Pirola, Simone Zenoni, Elena Franchioni, e un ringraziamento particolare, credo che anche i colleghi lo converranno, a Gianluca Gelmini, che è stato proprio per l'assiduità, la presenza,
la capacità di affrontare problemi quotidiani prendendo delle scelte senza far deragliare il progetto, la sua qualità, insomma, è stato davvero insieme ai suoi colleghi un validissimo aiuto per l'amministrazione. Ovviamente un ringraziamento anche per le cose che ricordavo prima alle ditte, all'azienda, ne cito due perché sennò l'elenco sarebbe davvero importante. Ingeco, per quanto riguarda Piazza Dante, e Carla, visto che oggi di fatto inauguriamo anche il lotto 2, e così come tutte le altre aziende che hanno concorso a questo risultato. Ed infine un ringraziamento anche ai privati che hanno deciso di investire nell'ex diurno, sbloccando la situazione che ricordavo prima. Una scelta non semplice, una scelta che ha affrontato, sappiamo, due anni difficilissimi della città, in cui quindi certe scelte potevano essere anche fermate, rivedute, con le conseguenze per noi tutti, come spesse volte ci lamentiamo, di cantieri fermi. Invece c'è stato un coraggio che voglio ricordare, una serietà anche rispetto a tenere la barra dritta rispetto agli impegni che sono stati assunti con l'amministrazione. Per questo che mi fa piacere adesso lasciare la parola ad Alberto Predicali. Permetto anche di ricordare, visto che è presente, dopo farà piacere se vorrà intervenire Paolo Cividini, anche Luca Cividini, il fratello con cui avevamo iniziato questa esperienza e questo confronto, che è venuto a mancare proprio strada facendo, ma credo sarebbe sicuramente contento nel vedere il risultato finale. Mi tolto le parole perché Luca era la persona con cui abbiamo condiviso fin dall'inizio il progetto e senza di lui probabilmente non ci sarebbe stato più. Quindi io sono convinto che adesso da lassù ci guardi e sia pienamente soddisfatto del lavoro fatto. Quindi grazie mille. Poi ringrazio Bergamo perché comunque ha sopportato dei disagi di viabilità, di fruibilità della piazza che se fosse stato soltanto un lavoro per il parte sopra si sarebbe estinto in pochi mesi, invece sono stati due anni ricchi anche di problematiche della pandemia, la difficoltà a trovare materie prime, pezzi, anche proprio macchinari per la gestione dell'aria, vi dicendo, però siamo alla fine, quindi anch'io volevo aggiungere dei ringraziamenti, alcuni sono stati nominati. In primis alla Gianluca Gelmini, perché senza di lui non si sarebbe fatto nulla, perché riuscire a coniugare i lavori sopra e sotto e a trovare un compromesso che non snaturasse quello che era il concetto di Piazza Dante, credo che sia stato centrato, e quindi complimenti a Gianluca. E ovviamente il sindaco, che se tutto questo c'è perché ha messo la sua faccia per fare tutta la riqualificazione del centro piacentiniano e invertire una tendenza, un oblio che forse negli ultimi anni, negli ultimi lustri Bergamo aveva un po' subito. Quindi grazie sindaco, grazie all'assessore, che io credo che in Italia non ci sia un assessore che lavora tanto quanto Palesini, e la disponibilità come orari, come professionalità non è uguale. Stessa cosa per l'architetto Cavagnis e l'architetto Brina, che è stato eccezionale perché anche lui è riuscito a risolvere una serie di problematiche che oggi saranno metà dell'opera probabilmente, quindi grazie a tutti. Io adesso sono disoccupato, quindi andrò a cercarmi una panchina vicino a un cantiere e guardare un po' di piccioni, e grazie ancora a tutti e speriamo di fare presto l'inaugurazione sotto. Che Paolo Cividini, se... Sì, solo due parole per puntualizzare la storia degli ultimi due anni che ci hanno visto protagonisti qui, che abbiamo vissuto in un momento veramente difficilissimo nel contesto generale, ma che ha dato proprio forza e concretezza
a quello che erano i presupposti per il gioco di squadra che è stato fatto, e di conseguenza ci siamo messi tutti in gioco partendo dal presupposto, da quello che è successo, perché ricordiamoci che la prima impresa è fallita, per cui alla fine, al di là di quelle problematiche che ci sono normalmente negli appalti pubblici, dove effettivamente si perde un mare di tempo per riorganizzare le cose, qui ci siamo guardati in faccia, ci siamo detto qui bisogna prendere in mano la situazione. Quindi noi siamo intervenuti sotto e quindi ci siamo messi a disposizione per completare tutto quello che era la fase superficiale. Quindi io oggi sono estremamente soddisfatto del risultato, ringrazio tutta l'amministrazione, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, perché abbiamo fatto veramente un grande gioco e il risultato dei bergamaschi si vede. Ecco, fino a questo momento abbiamo soprattutto parlato di ciò che è stato fatto, ovviamente si apre da oggi un capitolo importante che riguarderà quello che accadrà nei prossimi anni. In questa prospettiva di futuro un ruolo importante in questo lavoro lo gioca l'ex diurno, e quindi chiamerei Patrizio Locatelli, che appunto si è assunto l'onore e l'onere di prendere in gestione questo spazio, ovviamente visto anche il rapporto con Balzer, e quindi lascio lui la parola. Grazie, buonasera a tutti voi. Io devo raccontare del futuro piuttosto che dire ascoltare del passato, quindi ho la parte più complicata del compito di comunicazione. Quindi vi potrò raccontare qualcosa, ma non tutto, e quindi vi darò un po' di suggerimenti, un po' di spigolature che vi voglio, come dire, trasmettere. Quello che abbiamo in mente di fare in questo territorio, innanzitutto un passaggio che mi viene subito alla mente, perché ricordavo 7 anni fa un'inaugurazione con un taglio del nastro fatto ad Astino Expo 2015, sempre dal presente sindaco, che quindi, come dire, conferma la sua continuità nell'opera di rinnovamento anche del recupero degli spazi di una certa importanza, come certamente Astino e il suo monastero lo sono stati. Il parallelismo invece con la realtà di Astino rimane il fatto che abbiamo gestito per 6 mesi fino alla fine del periodo dell'Expo tutto quello spazio, credo con grande soddisfazione personalmente, sicuramente credo anche da parte dell'amministrazione e soprattutto della fondazione mia, che ne aveva la responsabilità. Il parallelismo continua anche nel fatto che quella era un'impresa nuova, e anche questa che stiamo per intraprendere lo è nelle caratteristiche, lo è nel fatto che non c'è un prima e c'è solo presumibilmente un dopo. Il formato sul quale stiamo ragionando è innanzitutto, ed è un punto secondo noi chiave, legato a una realtà che è centrale rispetto all'intrattenimento nello spazio che è stato creato qua sotto. Perché parlo di intrattenimento in una realtà che peraltro esprime davanti a noi nel Teatro Donizetti una situazione di magistralità nel fare intrattenimento, ma quello che ritengo sia importante che noi si faccia, noi operatori del settore, si vada a lavorare sul miglioramento anche della tipologia di offerta di intrattenimento. Perché dico ciò? Dico ciò perché sono convinto che gran parte degli intrattenimenti vengano fatti fuori dalla città, mentre il centro cittadino sostanzialmente soffre di mancanza di offerta. Ci siamo presi, come dire, questo incarico d'accordo con la proprietà per animare questo spazio e per riuscire a trovare delle situazioni che siano di soddisfazione. Non vi racconto molto altro, vi dico solo che vi do appuntamento dopo l'estate, che presumibilmente, come dire, termina attorno al 21 di settembre, e quindi nel mese di settembre saremo in grado di, come dire, comunicare e aprire questo spazio alla vostra visita e a tutti coloro che saranno, come dire, graditi ospiti. Vi ringrazio e ringrazio anche la proprietà del diurno per la lunga negoziazione e anche la fase un po' spigolosa che vi conosco. Sapete che insomma le cose buone vengono fuori da tanta sofferenza che bisogna tenere in conto in tutti i casi. Grazie e buona serata. Ora lasciamo l'ultimo intervento ai progettisti,
non so chi interviene del gruppo, Gianluca Gelmini. Grazie. E io parlo a nome del mio gruppo, il mio gruppo è un gruppo di architetti bergamaschi che nel 2018 ha vinto questo concorso internazionale, una cosa molto bella per noi, Mariola Peretti, Luigino Pirola, Simone Zenoni e Carlo Peretti ed Elena Franchioni, ognuno con le proprie competenze, tutti molto appassionati di questo luogo, di questo centro piacentiniano. Abbiamo preso a cuore, ognuno ci ha messo un pezzo del suo cuore qua dentro e chiaramente il progetto che vedete in realtà è un progetto che non è frutto di elementi esterni alla città, è un pezzo di città che viene ricomposto all'interno di esse, quindi il nostro lavorare all'interno di Piazza Dante come dell'Auto 2, cioè del pezzo di Piacentino davanti al teatro piuttosto che davanti al palazzo del municipio. In realtà noi abbiamo cercato di lavorare su una regola, la regola del piacentiniano è già molto forte, abbiamo cercato di leggerla, di comprenderla e di conservarne quelli che sono gli elementi sostanziali. Quello che abbiamo fatto noi di aggiunta è semplicemente quello di cercare nuovamente di riattivare alcuni elementi che dovevano essere rivisti alla luce delle normative, alla luce dei nuovi usi della città. Ed è questo l'aspetto più delicato su cui abbiamo lavorato. Tuttavia anche i nuovi elementi che abbiamo introdotto sono comunque sempre parte del disegno di un piacentiniano che è già molto consolidato e strutturato da tempo. E siamo convinti che questo lavoro sia in realtà in continuità assoluta con un progetto che va chiaramente letto in una prospettiva storica che ormai ha 100 anni e che chiaramente ha bisogno di essere portato avanti in un certo modo. Quello che vedete alle mie spalle è come diceva all'inizio il sindaco, il centro della vecchia fiera di Bergamo ed è interessante vedere come al centro di questo luogo nel tempo si è stratificato tutto un insieme di aspetti, di esperienze umane, di esperienze urbane che pian piano si sono andate a sovrapporre. La presenza di un rifugio che poi ha dato luogo ad un altro elemento che è il vecchio, l'ex albergo diurno, ha creato quello che per noi poi è diventato l'elemento, la sinergia del progetto, cioè il tentativo di dare due livelli alla Piazza Dante ed è quello su cui abbiamo lavorato. Questo grande cerchio alle mie spalle che è la scala, il nuovo ingresso al diurno, al vecchio diurno, in realtà cerca di portare, di dilatare lo spazio urbano di sotto e di portare le attività che sono tipicamente legate al soprasuolo anche all'interno. Quindi non passerà molto tempo, ma vedrete con i vostri occhi poi questo legame, questi nuovi rapporti, queste nuove sinergie che si sono create. Ringrazio ancora per la fiducia all'amministrazione e il mio gruppo con cui abbiamo lavorato per 23 anni appunto dalla vincita del concorso. Grazie. Grazie. Bene, invito ora il sindaco Giorgio Gori e l'assessore Francesco Valesini ad avvicinarsi per il taglio del nastro. L'amministrazione comunale consegna ufficialmente alla città Piazza Dante rinnovata. Thank you.
giornata, andiamo. Ci dobbiamo allontanare. E mentre uno sparuto gruppo di manifestanti, è arrivata anche la polizia locale, è protesta evidentemente per la riqualificazione di quest'area, di questo grande giardino urbano, come l'ha definito l'assessore Valesini. Adesso insieme ci facciamo un giro e la ammiriamo in tutta la sua bellezza. Questo tra poco muore, poi ritroviamo. Ma appunto non l'hai fatta bene. Mi fermo 10 minuti da non servire alla anche solo di grazie. Questo fatto questa è la verità. Sono fatta stata anche l'altra. Traumatizzata. Mi fa tanto un po' di Non lo vedo un po' Ma ci siamo stati in città. No.
Salutiamo l'assessore. Ciao. Piace la piazza? Bellissimo, soprattutto mi piace questo camminamento verde. Esatto, perché si può camminare anche a piedi nudi. Abbiamo appena salutato l'assessore Giacomo Angeloni, qui dietro di noi c'è l'assessore ai servizi sociali Marcella Messina, qui adesso chiediamo un saluto. Assessore, ci saluta. Ciao. Siamo in diretta su Facebook. Siamo in una piazza bellissima, stupenda, che ha ripreso vita. Siamo veramente orgogliosi di questa piazza. Grazie mille, adesso continuiamo il nostro giro. Davanti a noi c'è l'assessore Valesini insieme alla moglie, artefice della costruzione, della riqualificazione di questa piazza. Davanti a noi vediamo Ferruccio Rota, presidente del Consiglio Comunale. Ciao assessore. Faccio un altro giro di là. E con l'immagine della fontana di Nuova Piazza di Piazza Dante riqualificata, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata.